Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi parleremo dei 10 Avengers più forti di sempre. Al decimo posto ho messo la Vedova Nera. Vi può stupire un po' che ho messo la Vedova Nera? Beh, però è agile. Non dico forte, ma un pochettino sì. E ha anche un ottimo riflesso. Al nono posto, invece, ho messo Spider-Man. Esso è un ragazzo giovane che ha ancora tanti segreti da imparare come supereroe e quindi l'ho messo a questo posto. E secondo me, quando ci saranno altri film su di lui, lo metterò anche forse al primo posto, chi lo sa. Invece, all'ottavo posto, ho messo Iron Man. Beh, Iron Man è un uomo di intelligenza, di informatica con un'armatura. Iron Man non è niente senza armatura, diciamo la verità, ma grazie a essa lui è diventato uno dei 10 supereroi più forti degli Avengers. Al settimo posto invece ho messo Black Panther. Black Panther è il tipo, io lo chiamo il re del vibranio, non so voi come lo volete chiamare, perché ha tutta un'armatura di vibranio, ovvero il materiale più resistente del mondo, e ha un esercito e un regno. E seppur non bastasse, lui è riuscito a sconfiggere un sacco di nemici. Al sesto posto invece ho messo Captain America. Sì! Proprio Steve Rogers, il soldato che ha sconfitto il Teschio Rosso. Come sapete, lui è famosissimo per il suo scudo e anche per i suoi muscoli, però di meno. Il suo scudo, come dicevo, è fatto di vibranio, lo stesso materiale dell'armatura di quello là, di Black Panther. Al quinto posto, invece, ho messo essa. Ha un potere potentissimo. Riesce persino il suo potere a distruggere una gemma. Poi il suo potere li fa anche spostare gli oggetti o le persone. Al quarto posto, invece, ho messo Visione. Lo so, secondo voi non dovrei metterlo perché è vero, Thanos gli ha dato un cazzotto ed è già morto. Beh, però Visione. Guardatevi il film Avengers of Ultron e poi scrivete nei commenti che cosa dite. Se l'avete già visto, scrivete direttamente nei commenti. Visione era di una grande crisi perché lì si stava per rompere la gemma e quindi non aveva più i poteri che aveva quando ha sconfitto Ultron. Al terzo posto, poi ho messo il Doctor Strange. Già, il mago, quello della che ha dato la gemma a Thanos. Lui ha dei poteri paranormali, cioè sono bellissimi. C'è chi non adora il Dottor Strange. Al secondo posto invece ho messo Hulk. Hulk spacca, sempre. L'Hulk è fatto di gamma, giusto? Beh, vi può stupire che non l'ho messo al primo posto, ma adesso che scopriremo chi è quello del primo posto, ve ne parlerò. Al primo posto invece ho messo Thor, sì, proprio Thor, il dio del fulmine. Lo so che all'inizio non era tanto forte col suo martello, poi dopo il film Thor Ragnarok è diventato il più forte di tutti, ma proprio il più forte. Beh, in molti casi Hulk cioè, ha fatto capire che lui era più forte, ma no, ma nei vecchi, nei recenti, no. Beh, ragazzi, questa è tutta e alla prossima!